Buongiorno a tutti e a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Spero tutto bene. Come potete vedere alle mie spalle c'è un intruso. Un palloncino a forma di cuore, colore rosso, quindi significa che iniziamo i tutorial per San Valentino! Come sapete c'è la playlist appunto di San Valentino, quindi potete andare a vedere le mie vecchie creazioni, ve la lascio qui sopra. E cosa andiamo a creare quest'oggi per iniziare questo San Valentino che è alle porte? Andiamo a realizzare una collanina molto semplice. Abbiamo praticamente un cuoricino fatto con le perline, aspettate che mi avvicino, ve lo faccio vedere bene, ok, e ai lati parte una catenella fatto con il filato di filiforme, molto molto semplice da realizzare, come potete vedere insomma nel video. Però come sempre, dubbi, domande, richieste, qualcosa non fosse chiaro, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Mi raccomando, seguitemi su Instagram perché così non perderete nessuna mia news, diciamo, fresca fresca, perché poi dopo di Instagram c'è Facebook e poi per ultimo arriviamo qua alle creazioni, quindi su Instagram vi avviso veramente di tutto. Se il video vi piace, mi raccomando, tantissimi tantissimi pollicini all'insù e condividetelo in tutti i vostri social, perché non vi costa assolutamente nulla fare un condividi, ma è molto importante per me affinché anche il canale cresca sempre di più. Ed infine, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio al tutorial e vi auguro un meraviglioso San Valentino. Un bacione, ciao! Ciao, iniziamo subito con l'elenco del materiale. Per la prima parte della nostra creazione e quindi del cuoricino mi serviranno pochissimi ingredienti, diciamo così. Per prima cosa serviranno delle perline. Io utilizzo le Toho 8/0 del colore rosso opaco. Questo è il codice di Hobby Perline. Poi mi servirà del filato, io uso il Miyuki e il colore è l'1, altro che non è appunto il bianco. Poi servirà un ago, va bene anche un ago in filaperle, e delle forbicine. Andiamo a tagliare circa 40 cm di filo. Non ne serve così tanto, ma io preferisco abbondare per poi appunto andare a fare più giri per far diventare il cuoricino un po' più solido, un po' più rigido. Inseriamo il filo nell'ago e prendiamo 4 perline. E mi porto fino più o meno verso la fine. Lasciamo un po' di spazio in modo che poi quando andremo a fare i nodini ce n'è insomma di per lavorare al meglio. Allora, questa è la fine e noi adesso andiamo dalla parte in fondo, rientriamo su tutte e quattro le perline e tiriamo. Spostiamo anche eventualmente verso così, vedete, ho lasciato questa codina, tiriamo bene e andiamo a fare un cerchietto. Ecco fatto. Adesso andiamo a fare due bei nodini. Vedete? Così è come ci ritroviamo. E andiamo a tagliare il filo in eccesso. Adesso ripassiamo un'altra volta in tutte le perline. Qui è dove avevamo fatto il nodino. Io preferisco spostarmi un po' più a lato, giusto per non dar fastidio. E vado in su ancora di uno. Perfetto. Quindi ci ritroviamo così. Adesso andiamo a prendere una perlina. Siamo fuori così e andiamo a inserirci nella perlina successiva. E tiriamo bene.
e ci troviamo così. Lo ripetiamo un'altra volta, quindi prendiamo una perlina, dal punto dove siamo usciti andiamo a inserirci nella perlina successiva. Sistemiamo bene con le dita, ok, vedete, e lo rifacciamo per un'altra volta. Quindi ci ritroviamo così. Adesso prendiamo 3 perline, scavalchiamo questa, vedete, stiamo uscendo da qui, scavalchiamo questa e andiamo in quest'altra. Ci ritroviamo così. Adesso prendiamo le altre 3 perline, scavalchiamo questa qui e ci infiliamo nuovamente in quella dopo. E questo è il risultato. Ovviamente è tutto abbastanza labile, quindi io entro nelle altre perline, faccio qualche giro per far, come vi dicevo prima, diventare un po' più rigido il nostro cuoricino. Ok, una volta che siete sicuri e avete fatto i giri che vi interessavano per irrigidire meglio il cuoricino, andiamo a mettere semplicemente a fare un nodino. Quindi scegliete voi il punto che darà meno noia. Io pensavo di fare appunto in fondo dall'altra parte, quindi faccio l'ultimo giro. Vedete? E una volta arrivata qui, non altro faccio che mi vado a inserire dentro il filo in questa maniera. Quindi faccio un nodo . Ok, tiro bene il tutto, lo sistemo, vado su di altre 2 perline, 3, vedete voi, insomma, e poi vado a tirare un pochino di più e poi taglio, così il filo ritorna un pochino dentro. E per quanto riguarda il cuoricino, lo abbiamo fatto. Per la prima idea di creazione della nostra collanina o braccialetto, a seconda appunto della grandezza, andremo a utilizzare ovviamente il cuoricino che abbiamo appena realizzato. Poi servirà, io utilizzerò del filato di Filiforme, il Sorrento Strong, il colore il 99028, che altro non è che un bellissimo rosso. Poi servirà un uncinetto, io utilizzo quello da 1,50, va benissimo anche quello da 1,25. Poi una chiusura, io utilizzo questa chiusura magnetica da 6 mm. Poi colla per bigiotteria e una forbicina. Praticamente andremo a realizzare sia a destra sia a sinistra una catenella e poi alla fine di essa andremo a mettere la chiusura in modo tale appunto poi da unire. A seconda della lunghezza potrà essere usato come bracciale o come collana, ovviamente prendete voi le vostre misure, queste non ve le posso dare io. Per cui iniziamo, è veramente semplicissimo. Andremo a inserirci qui dentro, mi avvicino, e faremo passare il filo, ma è più facile a farlo che a spiegarlo senza le immagini. Allora, ovviamente mi inserisco qui, ok, ovviamente il nostro cuore è abbastanza largo per far inserire il tutto, quindi una volta che sono qui
prendo il filo, mi inserisco dentro. Ok, vedete? Scegliete voi dove andarvi a posizionare. Io voglio mettermi più in qua di uno, quindi passiamo una. Ok, perfetto. E vado a fare una catenella, quindi vado a bloccare comunque, poi andremo a tagliare la codina e qui parto con le catenelle a seconda della lunghezza che voglio. Ovviamente io faccio una catenella semplice, se voi volete potete inserire anche delle perline qua e là, quindi dovete inserirle, mi raccomando, sempre prima di fare la catenella. Quindi ci vediamo alla fine della lunghezza desiderata. Io andrò a fare una collanina, quindi in questo caso farò circa un 15-16 cm da un lato e 15-16 cm dall'altro di catenella e poi andrò a inserirmi con la chiusura. Ok, ho fatto le catenelle che mi servivano, questo è sempre il nostro cuoricino e poi andremo a tagliare la codina. Queste sono le catenelle, adesso andremo a inserire la chiusura. L'unica cosa è che questa punta dell'uncinetto da 1,50 non entra, quindi non importa. Vado a sostituire con l'altro uncinetto, in questo caso metto quello da 1, ma va bene anche quello da 1,25, quindi mi vado a inserire così e facciamo passare il filo dentro il buchetto con un unico punto. Vedete, ho fatto proprio una specie di maglia bassissima. Qui faccio per sicurezza un punto così, vado a tagliare. Vedete, vado a tirare bene. Vado a mettere subito la colla. Ok, quindi vado a mettere proprio dove ho fatto il nodino e poi, una volta asciutto, mi aiuterò, prima di tagliare il filetto in eccesso, mi aiuterò andando dentro 2-3 catenelle e porterò il filo in fuori. Entro dentro una catenella, prendo il filo e lo porto in fuori così. E così lo faccio per le 2 catenelle successive. Ecco fatto, ho fatto passare il filo nelle catenelle successive, come vi ho detto. Adesso vado ad aggiungerci la colla anche in queste catenelle dove ho inserito il filo e poi andremo a tagliare e lasciare asciugare appunto il tutto. Tagliamo il filo, lasciamo asciugare. Mentre si asciuga da questo lato, la stessa identica cosa la facciamo anche di qua, nel senso, noi avevamo già fatto, l'avevamo bloccato, vi ricordate? Però per sicurezza io andrò a inserirmi, ho sbagliato l'uncinetto, andiamo a prenderci il filo da sotto, lo tiriamo dall'altro lato, ok, ne facciamo un altro. E anche qui mettiamo un goccettino di colla. Tagliamo appunto il filo in eccesso. Lasciamo asciugare e dopo ripetiamo la stessa identica procedura anche dall'altro lato e andiamo infine a inserire la catenella nell'altra parte della chiusura. E poi abbiamo praticamente terminato. Ed ecco fatto, la nostra collanina si è asciugata, la colla si è andata a asciugare ed ecco qua, pronta per essere indossata. Come vi ho detto appunto, io l'ho fatto a mo' di collana, ma potete farlo anche a mo' di
braccialetto, ovviamente basta farlo leggermente un po' più corto. Io ovviamente ho scelto il rosso, il colore dell'amore, quindi chi ne ha più ne metta, però ciò non toglie che voi potete anche scegliere altri colori, anche ovviamente per fare diciamo la parte della catenella, la parte del filo. Io spero che l'idea vi sia piaciuta e spero che sia tutto chiaro, ma come sempre, dubbi, domande, richieste, qualcosa non fosse chiaro, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e se non lo state ancora facendo, iniziate a seguirmi, che lì ci saranno sempre tantissime novità prima ancora di qua di YouTube e che Facebook. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, tantissimi pollicini all'insù e condividete il video più non posso, perché non mi stancherò mai di dirvelo, perché a voi non costa niente fare un condividi, ma per me è molto importante per farmi conoscere. Ed infine, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio e vi auguro un felice San Valentino a tutti. Ciao!